Benvenuti in questo nuovo video tutorial dove oggi vedremo come registrare lo schermo del nostro iPhone senza jailbreak. Questa applicazione in confronto alle altre non fa laggare molto il dispositivo, poi dipende anche dalla GPU, cioè sì, è uguale per tutti gli iPhone, però se avete un telefono che era jailbreakato e l'avete tenuto qualche mese con un casino di tweak, la CPU sarà andata a farsi fottere come è successo sul mio telefono, anche se ancora non registrando non lagga molto. Infatti, come potete vedere adesso, però non sto registrando con questa applicazione perché appunto ve la devo mostrare al meglio, ma sto registrando con lo SharePlay, quindi se laggerà mi scuso, ma ho la connessione abbastanza lenta, non so perché. Adesso ho dovuto un po' mettere a random le foto del mio profilo, visto che l'avevo collegato con quello di Facebook e quindi c'erano le foto private. Quindi adesso dobbiamo scaricare due applicazioni. Se le applicazioni sono Show TV e Show non si trova sull'App Store, infatti dovremo scaricare prima Show TV e poi da Show TV scaricare Show. Sì, è un po' complicato, però per registrare servirà Show, visto che su Show TV potremo vedere soltanto gli streaming degli altri utenti. Però questa app ci permette sia di fare streaming in live che registrare normalmente. Quindi andiamo a vedere l'app. Allora, per scaricare la seconda app dobbiamo andare sul nostro profilo e poi premere sulla info in alto a destra, scusate. Dopo dovrete andare su Download Show Recorder e ci aprirà una pagina di Safari. Tempo di carica. E avremo la possibilità di scaricare il tweak per gli iPhone jailbreakati. Quindi, come dice qua, avrà una migliore performance. Oppure per i non jailbreakati, che avrà più bug e una performance e una e delle feature più lente. Quindi possiamo chiudere queste due app e andare a vedere Show. Allora, possiamo fare i broadcast, come dicevo, e registrare il nostro schermo. Poi qua con questo tasto possiamo vedere, vabbè, tutte le impostazioni varie. Andiamo a vedere come registrare. Allora, appena cliccherete su quel tasto vi chiederà di dare i permessi di poter utilizzare il microfono. Voi accettate e mettete un titolo, tipo io adesso metto questo qua per il tutorial. Poi come formato di default avete MOV, però io ho voluto mettere MP4. Poi l'orientazione, cioè landscape, se non sbaglio è messo in orizzontale e portrait in verticale. Poi la risoluzione io ho messo a 720p e bitrate ho lasciato 8 mega. Allora possiamo startare la nostra registrazione. Purtroppo appena ho startato la registrazione, come potete vedere, ha smesso di registrare, quindi non vi posso mostrare bene come funziona, però in cambio vi metterò degli screen su quello che vedrete voi. Inoltre, intanto io continuo a parlarvi mentre vedete gli screen. Allora, avete la possibilità anche di mettere la fotocamera interna, quindi registrare per esempio il vostro gameplay, però allo stesso tempo di poter far vedere la vostra faccia come fosse una webcam. Adesso, che è successo? In poche parole, se io appena ho iniziato a registrare mi è saltato lo SharePlay, cioè si è disattivato un attimo. Infatti adesso che ho stoppato si è riattivato. Ok, mi scuso se adesso la visuale probabilmente non sarà più centrata, ma ho dovuto riaggiustare il tutto. Adesso possiamo anche andare a vedere il nostro video facendo play, che ovviamente non si vede perché purtroppo mi salta lo SharePlay con questa applicazione. Poi i broadcast sarà più o meno la stessa cosa, dovremo mettere il titolo, il server, cioè il posto del server, ovviamente se server italiani non ci saranno. Poi la qualità, il game, perché infatti su Chose TV avrete la possibilità, ho sbagliato, avete la possibilità di adesso vi mostro anche Chose TV, di scegliere la categoria, cioè il game, il gioco, su cosa vedere gli stream. Quindi avete P-Wheels, World of Tank Blitz, NFL Mobile, Puzzle & Dragons, San Andreas, Clash of Clans, Modern Combat 5, Agario, eccetera eccetera.
Poi su Explorer troverete i canali raccomandati di appunto quelli che fanno i streaming e anche i punteggi, che non ho capito bene su cosa si basino. Qua appunto abbiamo gli stream, che non vi mostro perché ovviamente se no mi salta il collegamento, e ovviamente andando su per esempio la nostra categoria troveremo video solo di quel genere. Quindi raga, questa è l'applicazione, un'applicazione molto bella, utile, e registrando vi assicuro che non lagga, poi dipende dal vostro telefono. Quindi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, per qualsiasi problema, domanda, commentate. Trovate il link in descrizione per scaricare Show, però io vi consiglio anche di scaricarvi Show TV, anche per aggiornarvi sui giochi che vanno di moda adesso, perché appunto sui giochi più uploadati questa qua è la classifica. L'ultimo gioco è Roblox Mobile, è il meno uploadato con meno video al momento. Quindi ci vediamo al prossimo video, grazie per la visione, bella!